Ancora benvenuti ragazzi e soprattutto ben ritrovati in questo nuovissimo contenuto targato Alonso Gray Fox. Come state ragazzi? Tutto bene? Spero bene. Si ritorna con la rubrica La partita al giorno con Alonso Gray Fox. Siamo al secondo giro di Divisione 2 e stiamo cercando di arrivare alla prima divisione il più presto possibile, signore e signori. Seconda partita da fare, è andata molto bene la prima, abbiamo vinto 7-0, quindi gol con la pala da tutte le parti, ma adesso bisogna riconfermarsi, perché quello che serve per salire è la cosiddetta continuità. Ma prima di andare avanti, ragazzi, vi voglio parlare del nostro sponsor Instant Gaming, un sito dove potete acquisire card e giochi a un prezzo veramente scontatissimo, card in realtà un po' meno. Usate le card per risparmiare all'interno dei vostri videogiochi preferiti sugli store online e comprando dal mio link in descrizione darete anche un grande supporto a questi contenuti. Quindi ringrazio lo sponsor, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, un commento, condividere il video il più possibile, far iscrivere il più gente possibile al canale e soprattutto non dimenticate di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. E in più, ragazzi, cosa altro c'è da dire? Direi niente, c'è da scendere in campo e cominciare la vostra giornata con la rubrica Una partita al giorno con Alonso Gray Fox. A livello di impostazione della rosa, vorrei tanto riprovare questo Neymar per vedere un po' come worka e come funziona. Riandremo a portarci di nuovo Van Dijk, però sinceramente credo che farò a meno di Muñoz in panchina. Non ho ancora provato Cannavaro con questo gameplay e sinceramente l'idea di provarlo un po' mi ispira. Però, sai, due nani, non so se potrebbe essere una buonissima idea, ma andrò a provare, indubbiamente, perché era da un po' già che volevo vedere, Beckenbauer e Van Dijk assieme. Però Gilberto Silva resta, ma non lo so, devo vedere un po' chi sta meglio tra lui e Rijkaard, perché ancora sto cercando di capire quale può essere il mediano più adatto per questa disposizione che per adesso mi sta soddisfacendo, anche nelle partite comunque che magari non siamo riusciti a portare a casa, non sono riuscito quindi a vincere, sta comunque workando bene. Quindi per ora continuiamo con questo, ci prendiamo la divisione 1 perché dobbiamo assolutamente prendercela. E poi vedremo un pochino che cosa combinare anche a livello di modulo. Anche se in realtà io per ora così sto bene. Avversario Truvetto, ragazzi, vediamo se accetta anche lui la challenge. E ce l'abbiamo, ragazzi. Ariete attivo, il corvo, uno zoo, anzi una giungla, come direbbe il buon Malesani, con un nome molto esotico, cioè i 12 apostoli. Avacciuga! Però, comunque, nomi tutti importanti, nomi di un certo spessore. Io voglio fare un esperimento esotico in questa partita. Andremo a mettere. Sì, andiamo a mettere Leao seconda punta. Sì, Leao seconda punta e Son punta. Anzi, no, facciamo così: Leao punta e Son seconda punta. Poi contropiede su Son, ok, e contropiede su Leao. Proviamolo Leao punta, anche se però vorrei che giocasse quello che sta meglio. Quindi quello che sta meglio è Romario. E allora no, allora mettiamo Son e Romario. Giocano quelli che stanno meglio. Ragazzi, signori e signori, siamo pronti. Cerchiamo di confermare l'andazzo della prima partita perché abbiamo bisogno di punti. Bisogna salire il più in fretta possibile. L'ideale sarebbe fare subito 8 win, in modo tale poi da metterci alle spalle la divisione 2 e poi andare comunque a registrarvi i vari tutorial. Considerate che attualmente, nel momento in cui sto registrando, sono le 4 meno un quarto, 6 partite sono circa 2 ore, quindi per le 6 meno un quarto dovrei finire il roster, no, delle partite e vediamo. Però non è detto, magari non riusciamo ad andare in divisione 1 manco sto giro, vedremo, vedremo. Tutto è possibile, stiamo imparando e quindi tutto fa esperienza, ragazzi. Aspettiamo l'avversario e siamo pronti per partire. Si scende in campo, ragazzi. La squadra di Gray Fox è pronta a cercare di conquistare questi 3 punti che sarebbero importantissimi per l'occasione. Signore e signori, torna anche il Gamepad Viewer e vedremo un pochino come funzionerà praticamente il pad in questa partita. E siamo pronti, ragazzi. Un San Siro pieno negli spalti. Milan-Milan è la partita. E cominciamo. Vediamo anche l'avversario che usa molti giocatori dell'Inter. Qua non ho voluto servire subito Romario.
Son Yumin, prova ad andarsene. Allora, se a campo aperto parte, però giustamente quando i giocatori... Mi piace questa cosa che quando i giocatori usano effettivamente il fisico riescono a chiudere la linea di corsa dell'avversario. Però se l'anno scorso appunto riuscivano a mettersi davanti all'uomo anche quando di base cioè, erano molto più lenti praticamente del giocatore che tu stavi utilizzando, quest'anno... Se hanno campo e sono in anticipo, riescono a farcela. Se invece rincorrono da dietro, i giocatori non ci arrivano. Quindi questa è una cosa, secondo me, molto positiva. Peccato, qua ho provato a usare un po' di cancer, ma niente. Alaba. Dai Gilbertone. Ancora Gilberto, prova a pressare. Ci avviciniamo, buon passaggio. Però è fuori gioco, ragazzi. L'avversario per ora è piazzato molto bene dietro e sta attaccando altrettanto bene. Dobbiamo avere molta, molta pazienza. Facciamo avvicinare i giocatori. E vado a servire però Romario. Invece mi ha agganciato Son, ma va bene, forse va anche meglio. Giù, Romario. 2. Mannaggia, era buona l'idea perché lui stava chiudendo giustamente davanti. Vai. Buona sta palla, buona sta palla, buona sta palla. Deve andare un po' di L1 triangolo lì. Ancora, ancora. Cioè Van Dijk non ci arriva, quindi qui a livello difensivo dovevamo fare subito uscire Beckenbauer. Però l'uscita è stata sbagliata e il gol era inevitabile. Ma niente, dai. Andiamo. Era un bel muro, eh. Sempre fastidioso. Difficile, difficile. Molto corpo storto. Però segnano così, eh. Attenzione. Perché comunque la palla entra. Dai, ragazzi. Per ora la partita perfetta. Comunque fluida. Niente delay, sembrerebbe dal joystick, quindi però è tutto a posto. Sarà l'unica cosa che non mi piace di Momo è che nei passaggi fa un po' di fatica. È l'unico aspetto che non mi convince completamente. Cerchiamo Pirlo. È Verluzzo, quindi dobbiamo cercare di farlo lavorare con i passaggi un po' meno. No. Qui stavo provando il tiraggio buggato, ma se l'è stoppata malissimo. Proviamo adesso. Che peccato! Peccato, peccato. Non era male questa, dai, dai. Il tiraggio buggato funziona ancora. Cioè, comunque parte bene. Fosse stato un po' più vicino, sarebbe stato più pericoloso. Facciamo salire Van Dijk, che non l'abbiamo messo. Tornato dalla squalifica il nostro Virgilio, il bomber dell'area di rigore. Vieni, vieni. Calcio d'angolo, batte Gaucho, dai. Batte il Digne Show. Non male, non male. Era buono il timing col colpo di tacco. Tocca. Gira sta palla. Che Mauer poi c'è anche un piedino abbastanza prorompente. Andiamo! Son Heung-min! Sempre lui! The Korean Boy! La butta dentro, ragazzi! Dai, l'abbiamo ripresa! Forza! Siamo sul pezzo, siamo sul pezzo, siamo vivi! Forciamo! Buona difesa, dai! Ci avviciniamo con Romario, ragazzi, e via! Bravissimo, Virgilio! Ancora. In realtà sta palla non è per lui, lì è livello 1 un po', che a volte questo tipo di situazioni non le legge bene. Nel senso che ti corregge il passaggio e prova a dire te, bella questa svolta secca di nuovo, dai che è lì la palla, peccato. Avete visto la svolta secca col tocco calibrato? Qua l'ha fatta proprio bene. Bravissimo, buona.
andiamo giù. Oh mamma mia, chop violentissima di Son Heung-min. Proviamo a metterla in mezzo. Mamma, sta diventando un tiro. Finalmente un corner dalla posizione giusta. Vediamo un po' se riusciamo qui. Dida c'è. Ma interviene bene Ricky Kaká, generosissimo in fase difensiva, ma ottimo anche Koundé. Un'occhiata al radar, ragazzi, cercate sempre di guardarlo, anche se il ritmo è più frenetico ce la potete fare, eh. Mi sono addormentato io. Rimessa, dai. Non male, non male questo avversario. Giù. Ancora. Ancora Digno. Ma sai che ci ho creduto? Perché ho visto che non ce la dava nessuno. Peccato, peccato. Vai. Giù ancora. Udira giro. Udira giro. Doppio tocco interno di raggiro di Sonny. Ragazzo coreano è tornato. È tornato, eh. È tornato, dai. Ancora, ancora. Abbiamo ribaltato, dai. Sì, stiamo trovando il ritmo. Stiamo trovando il ritmo, ragazzi. Comunque vi sto divertendo un mondo. Cioè, anche nelle partite che perdo, il gioco è divertente perché è reattivo. Cioè, ti dà proprio una bella sensazione come muovi i giocatori. Si tratta chiaramente di impararlo. È normale. Bisogna mettersi sotto. Bravo Gilberto. Bravo Pirlo. Qui errore mio. Mi viene sempre da fare questo 1-2. Bravissimo, 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 bravissimo. Bella difesa qui anche, perché siamo usciti male, ma poi con la diagonale abbiamo recuperato. Molto bene, ragazzi, sì. Molto bene, perché siamo stati cinici. E questa è la cosa più importante, perché prima abbiamo creato molto ma concluso poco. In queste partite invece dobbiamo essere più bravi a segnare, dobbiamo buttarla dentro, dobbiamo fare in modo che il portiere non abbia possibilità di parare. E a voi come sta andando la giornata, ragazzi? Fatemelo sapere nei commenti, che sono sempre interessato, perché questa è una rubrica un po' radiofonica anche, dai. Facciamo, bravo Gilberto. Tiraggio pagato, mannaggia. Ma sai che forse potevo farlo più con Salah? Lì. E lo rimane steso. E allora la facciamo uscire. No, l'ha ripresa. Vabbè, questo, questo è fair play praticamente. Fair play direttamente. Vai. Siamo 2-1, eh. Attenzione, perché tutti i punti sono utili. Abbiamo provato subito con la skill interrotta a metà. Però buona la deviazione. Avete sentito tipo il rumore che fa la palla? Tipo quando pesta fa pleh. Tipo l'effetto di non si sa, di un materiale strano. Bravo Digno. Mamma mia. Semplicemente Romario. È tornato, signori e signori. È tornato il Romario Show. Vai. È tornato il Romario Show, ragazzi. Bravo Son. Giù per Romario. E via. Ok. Provato, qui ci abbiamo provato un Pirlo. Però mi sembra che qualcosina un po' l'abbia perso il tiraggio buggato. Non è una cosa negativa, perché secondo me quel tipo di meccanica non era il massimo. Accorciamo. Quindi a livello di tasti vedete come sto cominciando a calibrare. Ci avviciniamo nelle traiettorie, cerchiamo di prevederle, aspettiamo l'avversario, questo è fallo. E riusciamo a passare molto più facilmente. Diciamo che sull'uno contro uno si fa molta più fatica, quindi bisogna cercare di restare il più possibile in superiorità numerica. Adesso qua proviamo a fregare l'avversario, eh. L'ha parata Dida. L'ha parata, perché poteva sembrare anche altro, eh. Subito Virgilio, dai, subito Virgilio. (Ride)
Il tiravolo di Gilberto Silva già non mi sembrava quello di Oliver Hutton nella finale New Team contro Muppet, allucinante. Bene, bene, mi piace, mi sta piacendo adesso la squadra, quindi proviamo a mettere... Oh, ma guarda, l'unico che voglio provare, che non ho ancora provato ancora, è Matthaus. Quindi proviamo a mettere Matthaus e vediamo come si comporta, perché è l'unico che non ho messo ancora in campo dei vari giocatori. Poi la prossima partita proveremo Rummenigge, vedremo dove farlo giocare, se farlo giocare magari a sinistra dove sta giocando Son. Ma a me Son sta veramente piacendo troppo, ragazzi, difficile sinceramente pensare di andare a sostituirlo quando è così in forma. Proviamo. Vai. Let's go. Vai Son. Guarda come prova ad andarsene. Una cosa incredibile. Cioè è troppo bello, perché poi è anche fisicato, quindi essendo fisicato e agilissimo, proprio come nella realtà, è difficilissimo da tenere. Mi piace un sacco anche che hanno rimesso questa finta che non era più efficace praticamente da PES 2021. Cioè è troppo bella questa finta. È troppo troppo rotta, raga. Riesci praticamente ad andarti. È un banalissimo triangolo X dove inverti la direzione. Tipo vai così, tac, e te ne vai via. È proprio bello. Osservate ovviamente quando io dico fa così, c'è il gamepad viewer che vi indica come sto premendo i tasti, eh. E tipo tu stai andando nella direzione, tac, ti giri, boom, boom. Bella, bella. È veramente, veramente bella. Va bene, dai. Ancora. Bravo Paolino. Qua la mossa la CPU, eh. Un po' di CPU c'è ancora, ma lì ci può. Appunto, non essendoci più lo stile, queste carte risultano essere molto performanti, perché vabbè, qualche punto qua e là l'hanno perso per strada, ovviamente, tipo sulla finalizzazione, su ste robe, però se le avevate prese sono piuttosto buone. Switchiamo, cerchiamo di metterci in traiettoria, easy per Paolino. Ora Beckenbauer, Veruzzo, ole, vai Neymar. Vai Omako, vai Omako, vai Omako, vai Omako che non ti riprende, vai Omako, ole.
Bellissima, raga, è troppo bello. Finalmente si può riskillare un pochino anche sul gioco. È molto interessante così. Vai. Però a differenza della prima edizione che uscì di bello come tira di piatto, finalmente non quel tiro di collo scemo che faceva sempre. Allora, a differenza della prima edizione che uscì, del primo aggiornamento che uscì di Football 2023, non c'è un tipo di skill dove la difesa va completamente a vuoto. C'è un po' più di aiuto della CPU. Diciamo che secondo me a questo livello ci può stare. Non, una volta che uno impara a difendere, da lì secondo me anche il giocatore che può avere difficoltà, se ha un po' di pazienza, si trova. Si tratta solo di imparare, raga. Cioè di mettersi, di applicarsi e via. Di non forzare passaggi tipo questo, appunto, dritti senza guardare. Bisogna avere tanta tanta pazienza, ragazzi. Però la cosa divertente, già abbiamo comunque gli squadroni. Se non ci fosse, appunto, un gameplay da imparare, non dico da zero, perché comunque non si parte da zero. Non si parte da zero. Però se non ci fosse un gameplay, appunto, da quasi da acquisire da zero. Non da zero, ma appunto quasi. Quante volte l'ho ripetuto? Sembro Noaro. Cioè, sarebbe noioso. A me sta piacendo e sta divertendo molto il gioco, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Ti aggiungo pure una cosa, questa sensazione di soddisfazione, anche magari quando vincevo negli ultimi 3-4 aggiornamenti di Football 2023, non ce l'avevo. Cioè, non c'era la gioia. Invece qui sto ritornando ad amare bene il gioco. E questa è una cosa molto interessante. E voi che sensazioni state avendo su questi Football 2024? Fatemelo sapere nei commenti. E ci tengo veramente tanto anche, come sempre, a raccogliere i feedback su questa rubrica, che comunque, registrata in così tanta quantità, vi permette di avere più o meno un video al giorno. E questo mi fa veramente tanto, tanto, tanto piacere, visto che comunque YouTube ho questo desiderio, no? Che cresca, sarebbe molto interessante avere una fanbase super super grossa, appassionata di PES. Che dire ragazzi, io vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino a qui. Vi ricordo che è sempre attivo il servizio di coaching, quindi mi raccomando, non mancate se avete delle difficoltà di contattarmi. Ovviamente è tutta norma di legge, partita IVA e quant'altro. E permettetemi di salutarvi alla mia solita maniera, mandandovi un grande bacio, un grande abbraccio, un grosso abbraccio. E ci vediamo al prossimo contenuto per Gatto Alonso Grey Fox. Bello.